il prossimo giudice, with the next judge, Mrs. Orietta Zilli. Our best veteran judge, Mrs. Orietta Zilli from Italy. Her family breeds boxers since 1970, and that is the breed of her life. She became a judge in 1994 and is now an all-rounder. In her private life, she is a medical doctor. Doberman nel mantello marrone focato. Miniature schnauzer, pepper and salt. Schnauzer nano nero. Great Dane fawn. Schnauzer nero. Miniature schnauzer, black and silver. Estrella Mountain Dog, Cao de Sierra de Estrella. Miniature schnauzer, white. Schnauzer gigante nero. Dogo argentino. Boxer fulvo. Cane corso italiano. Leon Berger. Tibetan Mastiff. Pinscher nano. Dogo canario. Newfoundland. Charplanina. Sharpei. Appenzeller Zennenhund. Entlebuch Cattle Dog. Cauda Fila de São Miguel. Uruguayan Cimarron. Mastiff Inglese. Cane
Pyrenean Mountain Dog. Cane da pastore dell'Asia centrale. Affen Pinscher. Pinscher medio. Danish Swedish Farm Dog. Bassotto nano a pelo corto. A rabbit size smooth hair dachshund. Bassotto standard a pelo duro. Miniature long-haired dachshund. Bassotto canichen a pelo lungo. Standard long-haired dachshund. Bassotto nano a pelo duro. And that was the last one of this group, Pietro. Un grande rispetto per questi soggetti ormai in là con gli anni e tutti gli onori ai loro presentatori che li mantengono così in eccellenti condizioni. Io direi di dedicare a loro un applauso a tutti quanti, su tutti i cani che vanno ancora in esposizione. Anche perché chi opera in questo settore ha un grande rispetto per i cani, prova ne è che nonostante gli anni sono tenuti ancora come gioielli e questo ci dà una grande, grande soddisfazione. Tutto il contesto espositivo è all'insegna del rispetto degli animali e non siamo qui a fare dei concorsi di bellezza come si può magari intendere. Ma anche qui alla Mondiale si effettuano delle verifiche zootecniche, per cui ci rifacciamo a una bellezza funzionale. So, we have a shortlist. Avremo anche qui 10 selezionati. We have a standard wire hair dachshund. Pastore dell'Asia centrale. Cane di Terranova. Bulldog. Schnauzer nano nero. I see a giant schnauzer coming here in black. Il dogo argentino. Il boxer fulvo. Cane corso. È il cane da montagna dei Pirenei. Anche in questo caso, pur trattandosi di veterani, ovvero di soggetti di età superiore agli 8 anni, abbiamo potuto ammirare una grande varietà di razze, anche molto rare in Italia, provenienti da tutto il mondo, con espositori provenienti da tutto il mondo. È molto bello avere l'emozione di sentire dalla loro voce la descrizione della razza quando siamo all'ingresso del ring per conoscere ogni particolare delle razze. È veramente emozionante un'esposizione come questa, Esposizione Mondiale 2015 qui a Milano, che permette anche al pubblico di appassionati che magari non frequenta assiduamente le esposizioni di conoscere questa varietà incredibile di bellezze naturali che sono le varie razze canine. Presented to our judge is a Central Asian Shepherd Dog, Strednya Azijskaya Ovcharka,
a breed that is very popular in the country of origin, which is Russia, of course, but also in Central Europe. Very often it is the most numerous breed in group second in Central Europe. Non è così diffusa in Italia questa razza, che racchiude in sé degli ottimi guardiani molto legati alla famiglia. Abbiamo visto prima sfilare un bassotto standard nel mantello a pelo duro. Dopo la Germania e la Russia arriviamo al Canada con il Terranova. Un emblema britannico è il bulldog inglese che ho osservato in questo momento al giudizio della giudice dottoressa Oretta Zilli. Piccolo cane massiccio, e vi ricordo comunque che siamo sempre in attesa del vostro supporto con degli applausi che tengano viva l'attenzione di noi tutti. A miniature schnauzer black. In the miniature size, they come in four different colors and they all get separate cassips and best of breed. So this is the best veteran of the miniature black schnauzers. Schnauzer gigante nero, la più grande delle tre taglie Schnauzer. Pensate che lo standard è unico per le tre taglie, l'unica differenza è riportata come altezza garrese. Abbiamo tre attitudini diverse, il gigante è il miglior difensore. Passiamo da un cane totalmente nero a uno totalmente bianco. Questo è un dogo, è il dogo argentino. A very popular breed, very numerous in entries in quite many countries and also here at the World Dog Show. The Boxer in fawn color. Cane corso italiano, questa volta lo vediamo nel mantello color grigio o blu, come viene definito questo colore zootecnicamente. Razza nasce come cane da masseria, ovvero un'unità produttiva agricola del sud Italia, ottimo guardiano ma anche ottimo difensore. Il cane da montagna dei Pirenei, molto in vista in questi ultimi tempi grazie a un film, quello di Belle e Sebastian. La popolarità non sempre aiuta le razze, per cui bisogna fare attenzione quando un cane particolarmente gettonato di moda, se ne se vuole uno, di rivolgersi a allevatori qualificati.
So, Mrs. Orietta Zilli from Italy is going to choose the four best veterans. Number four is... Cane Corso. Cane Corso, 4e place. A set final. Le Vitero. La terza posizione per il dogo argentino. Dogo argentino, third place. Seconda posizione per il pastore dell'Asia centrale. And the winner is... The giant black schnauzer is the winner, is the best veteran. Abbiamo quindi rappresentati la Russia al quarto posto, l'Argentina al terzo posto. Second place. Italy. And the winner is from Poland. Un polonais, gently bon, elegant man, avoir gagné le première place des regroupements des vétérans. Gli allori per questi finalisti, i nostri veterani ancora sbaglianti nella forma fisica e psichica, fotografi e reporter dal mondo intero con delle fotografie a ricordo di questa esposizione mondiale qui a Milano dopo 15 anni. In effetti noi abbiamo già avuto un'esposizione mondiale a Milano nel 2000. Intanto si stanno preparando le migliori coppie della giornata.